e avete sentito fare il nome della Minardi, di cui adesso parleremo con Pino Nicotri. Buongiorno. Perché ne parliamo con Pino Nicotri, valente, quello che insomma è un giornalista, giornalista investigativo, come si chiamerebbe negli Stati Uniti, perché Nicotri ha scritto e adesso ha rieditato e ha, con aggiunte appunto aggiornandolo alle ultime rivelazioni, questo libro è pubblicato da Baldini e Castoldi, da Lai, Emanuela Orlandi, La verità. Nicotri, qual è la verità? Beh, la verità è che non si vuole che si sappia la verità, tant'è vero che c'è un sottotitolo che dice dai lupi grigi alla banda della Magliana. Perché prima si è insistito per anni a dire che era stata rapita per essere scambiata con Ali Agca, il terrorista turco che aveva sparato al Papa, era dei lupi grigi, che era stata rapita per essere scambiato con lui. Siccome questa si è rivelata una bufala, dopo tanti anni si cerca di chiudere la vicenda tirando fuori un'altra pista che è altrettanto inconsistente, si direbbe. Questo lei cioè dà alle rivelazioni di questa ex fidanzata, diciamo, del gangster De Pedis un valore di nullo, un valore di... Ma non glielo do io, che non ci sono riscontri, quindi anch'io posso dire che ho visto venendo qui volare degli asini, ma se poi non ci sono dei riscontri è difficile sostenerlo. Poi dare addosso a Mazzincus, che oltretutto è anche morto, è un po' come dare addosso a un Andreotti morto, cioè se ne possono dire di tutti i colori, e poi ha il vantaggio in qualche modo di chiudere la vicenda sempre attorno al Vaticano, perché è chiaro che la vicenda ha a che fare in qualche modo col Vaticano. È chiaro non perché lo dica io, lo dicono i magistrati che hanno concluso le indagini nel 1997, e lamentano che il Vaticano non ha mai voluto collaborare, ha respinto la richiesta di poter interrogare dei cardinali, non ha dato le registrazioni telefoniche delle telefonate di quello che diceva essere il portavoce. Sì. Insomma, hanno ostacolato le indagini o quantomeno ostacolato, salutato e anche raccontato cose non vere. Ripeto, questo è scritto agli atti dell'inchiesta giudiziaria. Vedo che non è una mia cattiveria. Apprezzo la sua giusta cautela di cronista, anche se qui nel libro ci sono delle pagine molto dure. Ora c'è una circostanza che noi dobbiamo, che io la invito a chiarire. Perché? Lei dice che il Papa polacco Wojtyła, che fece un appello, che adesso vediamo. Fece 8 di appelli. Ne fece 8. Ben 8. Uno di questi appelli, il primo. Esattamente, ebbe una conseguenza strana. Vediamo intanto l'appello. Il mio pensiero va a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori. Questo è l'appello che il Papa lanciò nell'estate dell'83, subito dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Una storia in cui spariscono dossier del SISD e le testimonianze sono spesso contraddittorie. Una preghiera per questa ragazza rapita che si chiama Emanuela Orlandi, di cui siamo tutti preoccupati insieme con la sua famiglia. Perché lei dice che questo appello del Papa fu controproducente? Questo è l'ultimo appello. Sì, ma è il primo. Il primo è del 3 luglio e parla solo dell'Emanuela Orlandi. Fu controproducente perché non c'erano prove che fosse stata rapita, era solo sparita, ma non è detto che fosse stata rapita. E poi, quando c'è un sequestro, se davvero si è convinti che uno sia stato sequestrato, la norma dice che è meglio stare zitti finché si è sicuri che sta per tornare a casa. E a quell'epoca l'esperienza non mancava, perché dal 68 all'83 in Italia erano state rapite più di 500 persone, 64 nel solo Lazio, quindi ce n'era molta di esperienza. E questa mossa che è stata fatta fare al Papa è un azzardo, perché quando lui dice che ci tiene, quando lui ha avvalorato l'ipotesi del sequestro, quando non c'era ancora nessun elemento per farlo, e questo ha fatto capire per esempio ai servizi segreti di Berlino Est che potevano introdursi, come in effetti hanno fatto, con falsi comunicati per intorbidire le
stessi magistrati concludono dicendo che non è stato un rapimento, purtroppo è scomparsa, purtroppo, ma che sia stata rapita non lo si può sostenere perché non c'è nessuna prova. Ma lei si è dato una spiegazione del perché di questa mossa che nella sua descrizione appare goffa? No, è avventata perché è una mossa che da una parte fa capire, potrebbe aver fatto capire alla banda rabagliana che c'era trippa per gatti, cioè introdursi con telefonate fasulle eccetera eccetera per spillare quattrini per esempio. Berlino Est ha capito che c'era qualcosa di poco chiaro, per cui hanno cominciato dal mese di agosto a fare comunicati fasulli firmati fronte Turkish, perché il Papa dava molto fastidio a quell'epoca per via della Polonia, che voleva staccarsi giustamente dall'Unione Sovietica, affrancarsi dal comunismo e via di seguito. Quindi tutti hanno capito che ci teneva questa persona, questa cittadina del Vaticano, e quindi ognuno ha fatto il suo gioco, il suo sporco gioco. Sì. Lei avanza l'ipotesi che Emanuela sia morta subito. Non l'avanzo io, mi è stato raccontato da una persona degna di fiducia dall'interno del Vaticano, un religioso che spesso era a seguito dei viaggi del Papa, che lui mi dice... Di cui lei dice che non vuole fare il nome. No, perché non sono stato autorizzato a farlo. Però sì, lui mi ha raccontato che due agenti del SISDE gli hanno raccontato a suo tempo che la ragazza è morta la stessa sera della scomparsa in salita a Monte del Gallo, che è vicino al Vaticano. Dove lei è andato? Dove io sono andato a fare un sopralluogo, e mi ha colpito che a poca distanza c'è la stazione ferroviaria di San Pietro della linea Grosseto-Roma. Questo fatto mi ha colpito perché in una delle telefonate del cosiddetto portavoce dei rapitori, il cosiddetto americano, si sentono dei fischi di treno. Vabbè, non poteva essere la stazione Termini, lei troppo dice. Pericoloso, perché la stazione Termini, se io telefono alla stazione Termini, magari annunciano l'arrivo o la partenza di un treno e così capiscono dalla registrazione dove mi trovo. Chi ascolta la telefonata può capire se dove mi trovo. Invece un fischio di treno lì per caso da una stazioncina a 200 metri di distanza, dove però non si può sentire l'altoparlante che dice nulla, può essere un incidente del tizio che faceva la telefonata. Come sarebbe?